Ebbene sì, finalmente è arrivato il momento del video, tanto atteso, tanto richiesto, riguardo il mio cambio di allenamento o il mio nuovo allenamento, che inizierò da quest'anno, da settembre, da adesso. Allora, voglio iniziare con un disclaimer, cosa che dovrei fare tipo prima di ogni video che riguarda me. Questo video e quello che dirò è basato su di me, su quello che io ho e sto imparando riguardo me stessa, riguardo il mio corpo, e non è in nessun modo un incitamento a fare lo stesso. Questo sono io che condivido il mio percorso, il mio cambiamento. Io sono una ragazza come voi che sta cercando di capire quello che funziona meglio per sé, quello che funziona meglio sul suo corpo e che non vuole assolutamente imporre o insegnare qualcosa a qualcuno. Voi potete trarre qualcosa dai miei video, nel senso che vi possono stimolare a riflettere su quello che state facendo, capire se state facendo la cosa giusta o no, insomma mettervi in discussione. Coloro che si ritrovano, bene, coloro che non si ritrovano, bene, meglio. Questo vi porterà a essere ancora più convinti della vostra decisione, del vostro percorso, e vi farà passare 20 minuti pensando che sto dicendo tanto cazzate. Ci sta, assolutamente. E quindi per me è molto importante fare questa premessa, perché non voglio assolutamente che mi consideriate o che pensiate che io sto cercando di imporvi qualcosa. Quindi questo è basato su di me, su quella che è la mia esperienza e su quella che sono io e su quello che sto imparando al mio corpo, ok? Iniziamo. Allora, per migliorare sotto l'aspetto fisico dalla mia situazione di sottopeso, per questi 4 anni, io ho iniziato palestra nel 2013, mi sono impegnata a fare solo attività di sollevamento pesi. Praticamente io facevo pesi 3-4 volte alla settimana con cardio limitato a zero. Diciamo che i primi 2 anni era davvero zero, cioè non potevo mettere il piede sul tapirulan, non potevo correre, non potevo fare niente che potesse essere considerato cardio o comunque che potesse bruciare in più rispetto alla mera attività di sollevamento pesi. Questo perché già avevo poco, già comunque ero in rialimentazione, quindi non mangiavo comunque abbastanza, perché non sono passata dal mangiare zero al mangiare 2000 in un giorno, ma sapete che ho fatto una reverse diet, quindi piano piano ho aumentato, quindi magari nel primo periodo stavo comunque mangiando meno di più rispetto all'inizio, ma comunque meno rispetto al mio fabbisogno. Però il mio corpo si stava abituando ed era giusto che non facessi allenamento aerobico come cardio per andare a bruciare ulteriormente, quindi per i primi 2 anni l'ho limitata a zero. Dopo 2 anni avevo raggiunto un buon traguardo di peso e quindi diciamo che anche spinta dal fatto che era andata a Roma e non riuscivo a girare la città, mi facevano malissimo le gambe e non avevo fiato, ho incominciato piano piano a introdurre del cardio, sempre ridotto ai minimi termini. Ho sempre mantenuto a 2 anni a questa parte 20 minuti la settimana di corsa HIIT sul tapirulan. Non è niente di trascendentale, anche perché andavo molto a sentimento, quindi molto come mi sentivo di farlo, quanto volevo spingere, e siccome io odio correre sul tapirulan, spingevo poco, cioè non lo trovo funzionale, anche perché poi ero cresciuta con questa mentalità che io non avevo bisogno di fare allenamento aerobico e non avevo bisogno di bruciare. Poi quest'estate, come sapete, io ho lasciato la sala pesi a fine giugno e la sto riprendendo adesso, quindi ho fatto 2 mesi praticamente di stacco dalla palestra e ho incominciato a apprezzare diversi tipi di attività, e questo mi ha portato a riconoscere 2 fasi distinte nella mia vita, nel mio percorso, cioè una fase di crescita e una fase di mantenimento. Nella mia fase di crescita, il puro sollevamento pesi senza cardio, abbinato comunque a una reverse diet, mi è stato congeniale, nel senso che mi ha aiutato a costruire massa muscolare insieme alla massa grassa di cui avevo assolutamente bisogno, di cui
il corpo, soprattutto quello femminile, ha bisogno. E quindi mi ha aiutato a recuperare il corpo che avevo trucidato durante la mia malattia. Dopo aver costruito, adesso mi sento in una fase più di mantenimento. Vi ho già parlato del mantenimento a livello di alimentazione e sento una spinta a farlo anche in ambito di allenamento. Cioè, io ho costruito questi muscoli, vorrei metterli in atto, vorrei metterli in uso, vorrei che questi muscoli che ho costruito siano funzionali, siano utili alla mia vita. Diciamo che quest'estate ho compiuto davvero un cambiamento di mentalità. Se prima dell'estate mi avesse chiesto qual è il fisico a cui ambivo, qual è lo sport a cui ambivo, avrei risposto il bodybuilding, il fisico da bodybuilder, delle ragazze bikini, eccetera. Adesso mi sento di dire no. Mi sento di dire no per due motivi. Uno, perché ho realizzato che il fisico che mi piace non è assolutamente quello da bodybuilder, perché lo vedo troppo, cioè non voglio dire troppo mascolino, perché non è vero, i muscoli sono belli e tutto, però per il mio parere a me piace un fisico più longilineo, non dico meno forte, comunque con i muscoli, ma c'è differenza tra muscoli e muscoli. Ad esempio, a un fisico così da bodybuilder io preferisco quello così da ballerina. Ad esempio, io mi sono persa dietro Lorella Boccia e Elena D'Amario. Cioè, per me loro hanno il fisico perfetto. Sono muscolose, ma sono belle, longilinee e lineari. E a me questo è il fisico che personalmente piace. È una mia opinione personale, quindi ci sta che voi la pensiate diversamente, che non siete d'accordo. E inoltre a me piace il fisico delle bikini quando sono vicina alla gara, quindi quando sono, cioè non proprio in gara perché lì sono proprio troppo magre secondo me, però poco prima, nel senso dopo che hanno fatto comunque un periodo di cut, dopo un periodo di sforzi, dopo un periodo in cui stanno mangiando veramente poco, strapulito e sono straligie con l'allenamento. Quello è il fisico che mi piace, però non vorrei mai essere una di loro perché comporta troppi sacrifici e soprattutto non è sostenibile nel lungo termine, cosa che io voglio che succeda a me. Cioè, io voglio mantenere questo stile di vita e possibilmente questo fisico finché regge per più lungo possibile, non per 3 giorni prima della gara, una settimana prima della gara. Terzo motivo per cui ambisco a un fisico diverso è che vedo che questi fisici, questi corpi da bodybuilder, da bikini, sembrano molto lì. Cioè, ho costruito i muscoli, guardatemeli. Poi ci fai poco con quei muscoli, cioè... ed è una cosa che ho vissuto io in primis quest'estate. Io, Silvia, mi alleno in palestra, sollevamento pesi, bodybuilder, allenamento da bodybuilder. Diciamo che nei miei video precedenti di qualche anno fa dicevo che io sono bodybuilder, cioè... Adesso, col senno di poi e con maggiore coscienza, posso dirvi che no, cazzate assurde, dicevo delle cavolate, non sono una bodybuilder, mi alleno e mi piace l'allenamento e il sollevamento pesi, ma non mi piace darmi un'etichetta, quindi sinceramente non so nemmeno cosa sono. Però, breve parentesi chiusa, e comunque, nonostante io abbia fatto tutto questo grandissimo allenamento e tutto, quest'estate ho sofferto, cioè... Io a Lisbona, a fare su e giù per le salite e le discese, volevo morire. Cioè, dopo 3 giorni le mie gambe non mi reggevano più. Sono arrivata a Lagos e ho ringraziato il cielo il fatto che abbiamo affittato un motorino. Perché io non ce l'avrei fatta a reggere altre scarpinate e altre salite e discese, perché le gambe mi facevano malissimo, le sentivo bruciare, facevano troppo male. Questo mi ha fatto capire ciò che voglio essere. Io voglio i muscoli, ma voglio che siano funzionali alla mia vita e funzionali alle mie attività. Io questi muscoli voglio usarli per muovermi veloce, per essere scattante, per essere attiva, per essere pronta, per essere forte, per poter fare sport, volleyball, surf, qualunque cosa, quando me la poni, per essere leggera e scattante, non essere appesantita dai muscoli, perché anche questo mi era... un pochino accaduto, era arrivata troppo pesante per il mio corpo, per il mio essere, non mi sentivo a mio agio nel mio corpo, mi sentivo appesantita e non stavo bene, non mi piacevo, a parte a livello fisico, ma proprio perché ero pesante, cioè non riuscivo a fare le attività come volevo. Voi vi starete chiedendo, ma com'è che
facendo tutto questo sport, comunque facendo sollevamento pesi, non reggi? Allora, qui entra la Silvia Nerd. Dovete sapere che esistono le fibre muscolari, che sono di due tipi. Ci sono le fibre a contrazione lenta e le fibre a contrazione veloce. Le fibre a contrazione lenta, anche dette le fibre muscolari rossastre, sono quelle, riassunto spiccio, della resistenza. E queste sono le fibre muscolari che si allenano quando facciamo uno sforzo prolungato e sono quelle che creano quella sensazione di bruciore. Ad esempio, non so, quando tenete uno squat a lungo, quelle sono le fibre che quando vi incominciano a tremare le gambe e a bruciare le gambe, quelle sono le fibre che state stimolando. Mentre le fibre a contrazione veloce sono anche le dette fibre muscolari bianche e sono quelle della forza, diciamo, e sono quelle che stimoli con il sollevamento pesi, facendo degli sforzi veloci, rapidi e importanti. Quindi diciamo che io, con il mio stile di allenamento che ho ottenuto finora, ho allenato soltanto quelle bianche, quindi a quelle a contrazione veloce. Come tutto nelle cose, yuhu, novità della vita, ci vuole equilibrio e non andare da un estremo all'altro. Quindi il fatto che abbia allenato soltanto le fibre della forza mi ha portato a non avere resistenza, ergo per cui provo tanta fatica a camminare a lungo, a stare in piedi a lungo, a camminare su e giù per un'intera giornata. Quindi, riassumendo, siccome io voglio un fisico atletico, voglio comunque la mia flessibilità, perché io faccio questo per passione, per divertimento, per piacere. Mangiare sano ed equilibrato per me è bello, cioè mi piace, non lo faccio con ansia, con rabbia, ma soprattutto sono molto flessibile, nel senso, io vedo che chi è nel mondo del fitness finisce sempre per mangiare riso, pollo, verdure e dire questo è l'unica cosa che funziona. Non lo metto in dubbio, è vero, se mangiassi riso, pollo e verdure magari avrei decisamente tutto un altro fisico, però a me piace la mozzarella, mi piacciono i formaggi, mi piace la pasta, mi piace variare, mi piace il pesto, mi piace qualunque tipo di carne, pesce, grasso, magro, insomma, mi piace una dieta varia e mi piace vivere normale, cioè sempre pensando che comunque c'è un equilibrio da rispettare, sempre mangiare sano, ma variando la mia dieta. E quindi mi sono sentita in dovere di trovare qualcosa che ottemperasse questo mio bisogno di flessibilità e voglia di flessibilità con un allenamento più equilibrato. Per cui sono arrivata alla conclusione. Allora, voi sapete che il mio punto critico sono le gambe. Io ho il fisico a pera, quindi tendo ad accumulare nella parte inferiore e avere le spalle magroline. Allora, diciamo che la palestra, il sollevamento pesi, mi ha aiutato nel senso di allargare le spalle e sinceramente non mi posso lamentare di questi risultati. Mi piacciono le mie spalle, mi piacciono, sono belle larghe e il mio upper body mi piace. Quindi vedo che il sollevamento pesi è funzionale per la mia parte superiore. Non ho bisogno di andare a ripulire, a sgrassare, perché comunque tendo a non accumulare grasso nella parte superiore. Invece, dove io tendo ad accumulare grasso è la mia parte inferiore, come sapete bene, avendo il fisico a pera. Quindi, allora, il mio nuovo piano allenamento prevede una riduzione del mero e puro sollevamento pesi. Lo farò, da farlo una volta a settimana, due volte a settimana, lo stiamo riducendo con Fran, perché comunque con Fran continua ad avere il nostro rapporto, ovviamente, ma ci parliamo e cerchiamo di trovare una soluzione che vada bene e che funzioni. Quindi ridurremo questi allenamenti di puro sollevamento pesi a una volta ogni due settimane, sempre comunque focalizzandoci in quelle sessioni sui big per le gambe, quindi squat e stacco, perché ho detto che ci vuole equilibrio nelle cose, quindi adesso passare ad allenare soltanto le fibre a contrazione lenta, no, non va bene, bisogna continuare a fare entrambi. Quindi mantenere questo, anche perché dovete sapere che ho potuto constatare quest'estate, o comunque mi è stato anche confermato, che, ahimè, il sollevamento pesi, o comunque un carico pesante sulle gambe,
può portare e porta a cellulite, soprattutto a chi ne è predisposto. Infatti io mi sono trovata con tantissima cellulite e mi è stato spiegato che questo è il motivo. Allora, sinceramente, siccome io voglio fare questo stile di vita, voglio portare avanti questo stile di vita per tutta la vita, per me non ha senso continuare a fare sollevamento pesi e basta, e poi pensando che, ma quando finisco poi mi andrà via, è soltanto una cosa di adesso. Sì, ma se io lo voglio fare tutta la vita, quando mi andrà via? Quando sono morta? Cioè, no. Quindi ridurrò gli allenamenti di puro sollevamento pesi e durante la settimana farò allenamenti più funzionali. Ecco svelato l'arcano, diciamo. Introdurrò allenamenti ad alta intensità per la parte inferiore, con esercizi di resistenza, con workout come Tabata, che è un tipo di workout che ti spreme per 40 minuti o dipendentemente dal tempo che lo vuoi fare e ti distrugge le gambe, in modo da andare a stimolare quelle fibre rosse che ho lasciato nel dimenticatoio. E questo lo noto dal fatto che io faccio 4 jump squat e sono morta. Quindi il mio scopo è di andare a stimolare questi muscoli e vedere cosa succede. Si tratterà di allenamenti a corpo libero. Mi piacerebbe fare il calisthenics, è un scopo della vita che mi sono prefissa, ma per ora non ce la faccio, non è possibile, non sono abbastanza forte, però chissà, magari andando avanti e sviluppando questo allenamento e sviluppando il mio corpo, magari ce la farò a sollevarmi, chi lo sa, vedremo. Quindi il mio scopo finale è mantenere i volumi che ho raggiunto fino adesso, di cui sono contenta e sono abbastanza fiera e mi va bene. Cioè, il mio scopo non è quello di diventare enorme. Per me, per i miei standard, per quello che mi serve nella vita, l'ho già fatto. Cioè, mi vado bene così. Posso comunque continuare ad aumentare, ma cioè, adesso è venuta fuori questa idea che più sei grosso, più sei enorme, muscoloso, allora più sei forte. Non è vero, secondo me. Cioè, grossezza non è sintomo di potenza, e grossezza non parlo di grassezza, parlo di muscoli. Cioè, più sei muscoloso, più sei forte. Non è vero. Io vedo queste ballerine che vi ho fatto vedere prima, che cioè, per me loro sono il simbolo della potenza, eppure tu le vedi e sono così, perché hanno questo fisico bello, asciutto e definito. Personalmente questo è il mio standard. Potete non condividerlo, assolutamente, e basta. Ho già iniziato lentamente questa transizione, ho dovuto iniziare molto piano perché appunto non sono allenata, però vedo già tantissimi miglioramenti nel mio corpo e nella mia parte inferiore soprattutto. Quindi io spero che questo sia l'approccio vincente. Diciamo che, come avete capito, come vi ho detto, ci sono diverse fasi nella propria vita che io ho riconosciuto, e secondo me questa è la fase della mia vita in cui sento il bisogno di fare questo. Magari l'anno prossimo ritorno indietro al solo sollevamento pesi, oppure vado oltre, chi lo sa, non si sa. Secondo me cambiare non è sintomo di indecisione, non è sintomo di non sapere dove andare, di brancolare nel buio. Secondo me cambiare è intelligente. Se rimaniamo fermi dove siamo, coi paraocchi, rimarremo sempre lì per sempre. Io sono cambiata tantissimo nella mia vita, sapete il motivo, ma anche in questi anni, cioè se voi guardate i miei primi video su YouTube, io adesso sono una persona totalmente diversa, dico cose totalmente diverse, ma non perché io sia incoerente, perché si cambia, si cresce, ci si sviluppa, si matura, si cambiano idee, e secondo me cambiamento e cambiare e aver voglia di cambiare è sinonimo di intelligenza. Chi rimane sempre fermo lì, rimarrà sempre fermo lì. Io sono sempre disposta a voler crescere, voler imparare, stimolarmi a fare meglio, e quindi per il momento sento che questo è ciò che funzionerà davvero meglio di più e sarà più efficace sul mio corpo. Mentre parlo, mentre sto chiudendo, vi lascerei il video del paragone tra la mia situazione, la mia condizione di aprile e la mia condizione di adesso. Diciamo che sono anche un po' titubante nel mostrarvi questo video, perché comunque, non so, abbastanza intimo. Io, cioè, non sono una che vuole
mostrarsi del tutto, però ci tengo a farvi vedere questo, farvi vedere quello che intendevo quando nel mio video sull'alimentazione dicevo che era andata un po' oltre, perché comunque la condizione che avevo raggiunto ad aprile è anche un po' sintomo e fonte del fatto che appunto la mia alimentazione non era coerente con quello che facevo. Cioè, io sono una ragazza giovane, atletica, sportiva, eppure nei primi mesi di quest'anno facevo davvero pochissimo movimento, andavo in palestra, facevo il mio compitino e andavo a casa. Secondo me una ragazza giovane come me deve essere continuamente on the go, continuamente muoversi e spruzzare energia da tutti i pori, e quindi questo tipo di attività per me forse è più congeniale, più funzionale, anche per la mia forma fisica e per il mio aspetto fisico. Io la penso così, spero che questo video vi sia piaciuto, non posso neanche dire utile, perché come ho detto all'inizio, ognuno ne trarrà quello che vorrà, e questo è il mio cambio di allenamento. Una cosa che ci tengo a dire, e che nei commenti su Instagram ho notato, è che io continuerò sempre a dire che i pesi e il sollevamento pesi è la strada giusta. E infatti, come notate, non li sto abbandonando assolutamente, soprattutto per l'upper body. Cioè, io per l'upper body continuo a fare puro sollevamento pesi. Né per il lower body, siccome ho altre ispirazioni o comunque ho altri canoni, inserirò altri tipi di allenamento a scapito di una riduzione di quelli di pur sollevamento pesi. Però come vedete mantengo entrambi, anche perché il mio scopo è appunto di andare verso uno stile di vita o comunque un allenamento più funzionale, più a corpo libero, per sentirmi leggera, per sentirmi bene, per stare bene, non sentirmi appesantita. Insomma, sto ripetendo le stesse cose che ho detto nel video in mezz'ora. Quindi io spero che questo video vi sia piaciuto, spero di essermi spiegata. E ci vediamo nel prossimo video con tante 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 novità, tante cose belle, e grazie per avermi ascoltata, un forte abbraccio, ciao!